Buongiorno e bentornati al podcast di Una domanda al giorno toglie il concorso di torno. L'unico podcast che ti fa studiare ascoltandolo. Partiamo con la lezione di oggi. Prima però, vi chiediamo di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e di condividere con i vostri contatti e soprattutto con i vostri colleghi il nostro podcast. Vi ricordiamo inoltre che potete trovarci su Spotify, Spreaker, SoundCloud, Google Podcast e infine sui vostri dispositivi Amazon Alexa pronunciando la frase «Alexa apri podcast domande». Detto questo partiamo con l'argomento di oggi. Parliamo oggi dell'apparato escretore. Questo apparato è colui che ripristina la composizione ottimale del sangue modificata dal metabolismo cellulare. È formato da due organi, i reni e da una serie di dotti, le vie urinarie. Iniziamo analizzando i reni. Sono due organi pari, dalla caratteristica forma a fagiolo, situati nella cavità addominale, nella zona retroperitoneale, ai lati della colonna vertebrale, tra il tratto toracico e quello lombare. Sulla sommità di entrambi sono situate le due ghiandole surrenali endocrine. I reni sono sostenuti e protetti dagli urti da uno spesso rivestimento connettivale, la capsula renale costituita da fibre collagene, intorno alla quale si trova uno strato di tessuto adiposo, il tutto ricoperto dalla fascia renale fibrosa che ancora il rene alla cavità addominale. I reni, in sezione, appaiono costituiti da una cavità interna detta bacinetto renale, circondata da una parete, distinta a sua volta in due strati, la zona corticale esterna e la zona midollare interna. La struttura istologica della parte renale è determinata dalla presenza dei nefroni. Il nefrone è l'unità costitutiva e funzionale del rene, un tubulo lungo e di calibro diverso che è disposto ordinatamente a costituire la parete del rene, cui è associato il corpuscolo renale. La particolare disposizione dei nefroni nella parete determina dunque le caratteristiche istologiche della parete stessa. La zona corticale appare granulosa, in quanto costituita dai corpuscoli renali contenuti nelle capsule di Bowman e dai tubuli contorti, mentre la midollare, filamentosa perché costituita dai tratti discendenti ed ascendenti del nefrone, dalle anse di Henle e dai collettori. Dopo aver parlato della struttura istologica dei reni, prendiamo in considerazione le vie urinarie. Le vie urinarie sono rappresentate da una serie di dotti che raccolgono l'urina dai reni uretere, la convogliano nella vescica e da qui la portano all'esterno del corpo uretra. La vescica urinaria è un organo cavo dalla parete contraibile e dilatabile, ha funzione di raccolta dell'urina, ha una capacità media di 250-350 ml, ma può raggiungere anche 1000 ml. Infine analizziamo la fisiologia di questo apparato. Il sangue arriva al rene attraverso l'arteria renale proveniente direttamente dall'arteria aorta. Per ogni gittata sistolica, attraverso i reni passa circa il 20% del sangue. Ogni minuto in un organismo adulto fluiscono circa 1000-1200 ml di sangue. Attraverso il seno renale l'arteria entra nell'organo e si ramifica, nefrone per nefrone, fino al livello di arteriola afferente che, entrando nella capsula di Bowman, formerà il glomerulo del Malpighi. A questo punto inizia il processo di ultrafiltrazione. Tutto il sangue, fatta eccezione per la parte corpuscolata, GL, rossi, GL, bianchi e piastrine, e proteine, passa la parete dell'arteriola, attraversa la parete interna della capsula di Bowman ed entra nel nefrone. L'arteriola, efferente, esce dalla capsula di Bowman e si avvolge intorno al nefrone, diventa capillare e successivamente venula, sempre intorno al nefrone. A questo punto comincia la fase di riassorbimento, cioè il recupero di tutto ciò che serve all'organismo, mentre i cataboliti e l'eccesso di acqua e di sali, urea e pigmenti rimangono nel nefrone. Le sostanze oggetto del riassorbimento sono essenzialmente parte dell'acqua, il glucosio, quasi completamente riassorbito, altri monosaccaridi, alcuni amminoacidi, vitamine, ioni sodio, cloro, potassio, bicarbonato, magnesio, fosfato, calcio. I prodotti di rifiuto o in eccesso, scorrendo raggiungono il collettore attraverso il quale arrivano alla papilla renale e da qui gocciolano nella pelvi renale. L'urina così formata, attraverso l'uretere viene raccolta nella vescica urinaria che, una volta riempita, può essere svuotata volontariamente tramite l'uretra, dotto singolo, che comunica con l'esterno del corpo. La minzione, eliminazione del mitto, cioè dell'urina, è un atto volontario legato al riflesso della minzione,
stimolo dovuto alla presenza, sulla parete vescicale, di recettori in grado di rilevare la tensione della parete stessa dovuta al riempimento. Dopo aver ascoltato questa audio lezione, vi saluto e vi invito a condividere con i nostri colleghi i podcast e tutto il materiale che condividiamo sulla nostra pagina Facebook, invitandoli a unirsi alla nostra community. Un saluto da Una domanda al giorno toglie il concorso di torno. Alla prossima audio lezione.